Benvenuti nuovamente nelle nostre video interviste, dove ci troviamo questa volta in una location davvero d'eccezione, ovvero all'interno del giardino Hortus. Perché ci troviamo qui? Innanzitutto siamo insieme a Rosalia Sgarito dell'associazione Bimbi Felici e insieme al consigliere comunale Salvatore Fanara. L'evento è bellissimo, finalmente quest'anno Favara avrà un cartellone degli eventi natalizi che andranno a lietare sia i bambini ma anche i più grandi. Iniziamo con Salvatore, il consigliere Salvatore Fanara, che da sempre comunque si spende anche per le associazioni che vogliono portare del bello e del buono qui a Favara. Consigliere Fanara, finalmente anche Favara ha delle belle attività per il Natale 2019. Sì Valentina, come dici tu hai perfettamente ragione. Io in primis da cittadina e poi da consigliere comunale ho subito sposato questo progetto, un progetto sicuramente molto impegnativo, ma con la caparbietà giusta siamo arrivati all'obiettivo che ci eravamo prefissati. Io non me ne voglio nessuno, ma voglio ringraziare in particolare la promotrice di tutto ciò, che è Rosalia Sgarito, una grande amica che nonché presidente di questa bellissima associazione denominata I Bimbi Felici. Per chi non l'avesse capito, noi ci troviamo nella zona Hortus, dove c'è qua alle mie spalle il ponte Tre Archi, che è stata riqualificata sicuramente dall'amministrazione comunale, ma anche da due grandi amici che voglio citare, che sono due grandi imprenditori nel settore, che sono l'amico Carmelo Pistritto di Mamma Mia Che Pizza e l'amico Giuseppe Mendolia di Punto Caldo Cicchillo. Gli eventi inizieranno il 7 di dicembre alle ore 19:30 e finiranno il 6 di gennaio per l'Epifania, quindi ci sarà un mesetto di eventi, di giochi per i bambini, di mercatini natalizi, ci saranno la casa di Babbo Natale, ci sarà Babbo Natale per i più piccoli, comunque ci saranno le scuole invitate, ogni giorno ci sarà un evento. Io spero che la gente parteciperà in massa, ne sono convinto e sicuro, e voglio anch'esso ringraziare tutte le associazioni che hanno aderito al progetto, perché non siamo solamente io e Rosalia, ma dietro c'è sicuramente uno staff bellissimo, come tipo i Fradici Runner, come i Vespisti di Favara e tutte le altre associazioni, l'Aido, ne posso citare tantissime. Comunque un grazie di cuore a tutti. Dobbiamo dire che effettivamente da quest'anno la volontà di fare squadre, di fare rete tra le varie associazioni è piuttosto presente. Ovviamente c'è un leader, non ce ne voglia nessuno, che per questo cartellone di eventi natalizi è rappresentato egregiamente da Rosalia Sgarito. Rosalia dell'associazione, presidente dell'associazione Bimbi Felici, che abbiamo conosciuto già quando ha organizzato il cartellone degli eventi estivi invece a Cannatello. Ora ritorna qui a operare a Favara per delle attività che riguarderanno tutta la comunità di Favara. Rosalia, vuoi infatti illustrarci, però anche in maniera generica, lasciando un po' di suspense, quello che verranno e troveranno qui all'Hortus dal 7 di dicembre fino al 6 di gennaio? Sì. Partiremo subito con l'inaugurazione dell'evento, che sarà, come diceva poco fa il consigliere Fanara, il 7 di dicembre, e avremo degli spettacoli bellissimi, dove abbiamo creato una specie di collaborazione con Mastro Pasticcione, Ballu Style, Tisca Tusca Topolino. Abbiamo coinvolto quelli che sono per me i protagonisti più importanti, quali i bambini. Appunto, mi sono pure creata una collaborazione con l'Anfas, Aido, Manamica, che verranno tutti i giorni ad allietarci. Troveremo gli elfi, ci saranno tante altre piccole sorpresine. La cosa che mi preme dire è che noi abbiamo a Favara degli spazi meravigliosi, quale il giardino Hortus, che è un giardino urbano della quale la nostra città vanta e che nessuno lo conosce purtroppo. Abbiamo ricreato degli spazi, delle peculiarità, abbiamo organizzato delle serate dove presenteremo le nostre piccole tradizioni tipiche, quali sarebbero quelli della Muffuletta Fest o della Cucia, che per noi è una tradizionale festa. Vi faccio un piccolo assaggio, le serate saranno tante, gli eventi pure, man mano vi presenteremo il cartellone.
Infatti credo che la particolarità proprio di questo cartellone di eventi natalizi sta proprio nel fatto di voler far divertire i piccoli ma anche i grandi, comunque rimanendo sempre legati alla nostra tradizione. E valori poi che rendono bello un Natale, quello della familiarità, di essere conviviali, di essere uniti, di essere solidali e di non lasciare indietro nessuno. Sì, sì. Quindi che dire, credo che a breve ci sarà il cartellone completo con tutte le attività ben dettagliate. Vi ricordo che in ogni caso noi di Favara Web seguiremo tutti gli eventi, quindi ci avete come partner, sì, ci invitiamo noi stessi a essere partner di queste bellissime attività. Ringraziamo nuovamente Rosalia Sgarito, presidente dell'associazione Bimbi Felici, il consigliere Salvatore Fanaro, sempre attento e presente sul territorio, e poi vogliamo anche ringraziare tutti voi che ci guardate e vi invitiamo a partecipare a questo cartellone di eventi natalizi. Alle prossime!